Il prezzo dell'olio da cucina ha raggiunto livelli record. L'olio di palma malese è aumentato del 40%, mentre l'olio di soia ha raggiunto il 50% di incremento. Lo stesso vale per l'olio di colza, che conferma la crescita vertiginosa di un'inflazione alimentare che presto potrebbe ricadere sulle famiglie di tutto il mondo. Le cause, scrive Bloomberg, proverrebbero dalla crisi pandemica e dal successivo aumento della domanda e dal sempre maggiore interesse verso le energie rinnovabili, combinazione questa che avrebbe causato l'impennata dei prezzi al consumo. Nessun accenno riguardo al funzionamento dei mercati finanziari, dove basta fare incetta di futures per far esplodere i prezzi. Secondo Satya Varka, esperto del settore e responsabile di Palm Oil Analytics a Singapore, servirebbero dei paletti per arginare l'aumento dei prezzi, ma nessuno ci starebbe pensando. In questo quadro è prevedibile che il peso dell'olio commestibile sul listino dei prezzi della FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, continuerà a far lievitare i prezzi che il mese scorso, per la seconda volta nel 2021, hanno toccato il record degli ultimi 10 anni. Se piove di quel che tuona, il pranzo e la cena non saranno più alla portata di tutti.